Paolo. Sì, velocissimo, per dirti che la sostituzione di Garcia con Balzaretti non è stata prettamente di natura tecnica, perché Garcia anche lui ha problemi con un polpaccio, polpaccio sinistro come Miccoli, è in panchina con il ghiaccio sul polpaccio. A te. Ebbene, in effetti avevamo visto prima che si era infortunato, poi ha cercato di andare avanti fingendo che non fosse accaduto nulla, nella speranza forse che venisse mantenuto in campo, però ovviamente se ci sono poi dei problemi, insomma, non si riesce a giocare al meglio. Assolutamente, però abbiamo visto l'atteggiamento come è cambiato nel primo tempo, si spingeva solo sulla destra, un giocatore come può far crescere anche il compagno davanti come Kasami, che ha preso fiducia, intraprendenza, si butta negli spazi, e il Palermo adesso sta costruendo le sue azioni soprattutto dalla parte sinistra. Vediamo il Losanna con Celestini, Celestini che prova a cercare Ru, attenzione, l'intervento di Ru disturbato da Balzaretti, poi Muñoz in qualche modo mette un pochino in difficoltà Nocerino, Nocerino che poi sta reagendo in maniera abbastanza aggressiva nei confronti di Ru, che gli ha rifilato un calcione, l'arbitro vedete invita alla calma l'attaccante, qui guardate proprio la pedata, insomma c'è da dire che Nocerino nel primo tempo si è reso protagonista di un'azione simile. Attenzione a Piniglia che scarica bene verso Pastore, poi viene fuori Kasami, Kasami ancora tra tre avversari, riesce a toccare per Pastore che non si era accorto dunque di quanto aveva fatto il compagno, poi qui con grande aggressività, con grande forza ma anche in maniera scorretta Piniglia ha buttato giù Katz e c'è ovviamente il calcio di punizione a favore del Losanna, ancora a bordo campo. Sì, Pastore ha richiamato Kasami, gli ha detto due o tre volte prima, giocamela prima, invece adesso si sta spiegando con Delio Rossi, perché Delio Rossi invece gli ha chiesto come mai non fosse arrivato su quella palla, no? Gli ha detto, cioè la cosa curiosa, perché Delio Rossi gli ha detto parti prima, attacca lo spazio prima, invece Pastore voleva il passaggio prima da Kasami. Il pallone sul piede. Siamo giunti al 21esimo minuto di questo secondo tempo, sempre 0-0, Favre. La palla si impenna, il colpo di testa di Ru, poi qui c'è una manata di Tosi a Balzaretti, ha avuto la peggio comunque l'italo-brasiliano, poi Piniglia, grande, grandissima giocata, poi Maccarone che non è riuscito a chiudere questa combinazione, doveva servire con un passaggio più secco, Pastore che aveva cercato spazio sulla destra, anzi sulla sinistra, poi Rochat, Nocerino, grande grinta, poi guardate qui con che determinazione è andato a calciare il pallone contro Tosi, insomma è un Palermo che ha la grinta, la rabbia e la voglia che non aveva nel primo tempo. Sì, assolutamente sì, però in alcuni momenti un po' eccessiva come in questo per battere di fretta, ha battuto in corsa saltando Balzaretti, c'è stato un cambio di fallo appunto, però devo dire sì, un Palermo più reattivo, più voglioso, più intraprendente, Kasami sugli scudi appunto, il primo tempo inconsistente, il secondo tempo sta facendo molto bene, una squadra che è cresciuta anche con, diciamolo, con l'ingresso di Piniglia che prende tutte le palle aeree. Attenzione a Tosi, ancora lui, la grande giocata poi sulla palla Marazzi, Marazzi che tocca per Celestini, Celestini, Rochat, ottimo il dribbling, poi vedete che perde il controllo di palla malamente, però è una buona partita quella di questo giovane esterno destro. Sì, ancora una volta però sbagliato, indotto dall'errore dal comportamento di Kasami che è andato con cattiveria a chiuderlo, ha accorciato gli spazi e ha indotto all'errore appunto Rochat. Il palleggio di Balzaretti, poi Bovo, Nocerino, avanzata di Migliaccio, Migliaccio per Maccarone, Maccarone qui lascia scivolare il pallone nella speranza di avere alle sue spalle Piniglia, azione che non si è perfezionata, mentre ora c'è la ripartenza da parte di Marazzi, Marazzi la mette nello spazio per Ru, poi avanza Avanzini che ha cambiato settore, ha giocato quasi tutta la partita sulla sinistra, ora è passato a destra, mentre Rochat ora dà il pallone a Celestini, ancora Celestini l'avanzata, Marazzi prova a liberarsi, Avanzini può metterla dentro, parte il traversone, attenzione, la palla in area di rigore e qui la conclusione di Silvio, deviazione opportuna di Muñoz, ma brividi per la difesa del Palermo. Ci sia stata questa azione, la palla verticale, il giramento poi della difesa sulla destra, Avanzini ha messo una palla scontata, neanche tanto pericolosa, piatta, e il posizionamento dei giocatori del Palermo sbagliato, alla fine meno male che Muñoz era vicino all'avversario, è riuscito ad impattarla sul tiro. Il calcio d'angolo viene battuto da Marazzi che è il numero 2 per il Lausanne Sport, attenzione, il colpo di testa è stato di Migliaccio, poi Pastore prova ad ingaggiare questo duello aereo con Rochat, ha avuto la meglio Rochat, poi ancora Balzaretti, guardate, si litiga praticamente per arrivare alla riconquista del pallone, Balzaretti contro Avanzini e probabilmente ha toccato su un piede il giocatore del Lausanne, per questo motivo viene assegnato il calcio di punizione. A terra dunque Michel Avanzini, l'ex del San Gallo, mentre il calcio di punizione sta per essere battuto
dall'ex giocatore del Sion del Liverdon, vale a dire Marazzi, Nicolas Marazzi. Tutti i giocatori del Palermo sono all'interno della loro area di rigore, tranne Pastore che staziona qualche metro fuori. Ecco qui Marazzi ancora, palla che gira, attenzione, l'intervento è di Piniglia, poi può ripartire il contropiede ma da posizione molto defilata. Vedete che Maccarone riesce a mantenere in gioco il pallone, poi lo dà a Bovo e Bovo qui prova una fiondata, cerca di innescare l'azione di Casami. Casami con il petto va a stoppare il pallone, poi Katz, sempre insuperabile Guillaume Katz, giocatore cresciuto nello Stade Nyonnais di Nyon, la piccola cittadina sul lago di Ginevra dove ha sede l'UEFA. Molto bravo questo Katz, sempre nei tempi giusti, non fa mai fallo, molto pulito e aspetta. Attenzione a Cassani, Cassani la mette bassa e forse avrebbe potuto effettuare un altro tipo di traversone. Comunque ora prova ad uscire, palla al piede con Marazzi, la formazione del Losanna sulla sinistra, poi Avanzini che ha ritrovato la sua posizione iniziale, scarica per Sonera, 20 minuti più recupero al termine. Vediamo il pallone ora calciato da Meoli, ricordo ancora alle 11 sempre su questa rete lo speciale Europa League con Mino Taveri, con gli highlights di tutte le partite di questa serata di Europa League, tra queste anche quella della Juventus con il Manchester City, quella della Sampdoria con il Debrecen, quella del Napoli a Bucarest contro la Steaua e naturalmente poi i riflessi di questa partita tra il Palermo e il Losanna. Palermo in avanti con Casami, prova il tiro alto sopra la traversa, ci ha provato, siamo al 26esimo minuto, minuti che trascorrono impietosamente per la formazione di Deglio Rossi. Sì, c'è stata questa azione, Pastore si è accentrato, ha scaricato su Casami, poteva stoppar meglio la palla, preparare il tiro in maniera più precisa, invece la palla gli è rimasta un po' sotto, ha calciato con una buona violenza però non molto preciso. Palermo che reduce dalle due partite casalinghe, ricordiamo il 2-2 con il Lecce, la sconfitta con l'Inter, una sconfitta che ha interrotto un'imbattibilità di questa squadra che durava qui in questo stadio da 29 gare. Vediamo ora Piniglia le prese con Rochat e qui tocca male il pallone, gli rimbalza in pratica sul petto, non riesce a domarlo e finisce oltre la linea di fondo. Eccolo qui questo giocatore che nel 2003 era stato acquistato dall'Inter, che aveva anticipato tutti quanti, l'aveva poi girato al Chievo dove però aveva giocato solo 6 partite, poi ha peregrinato, è stato anche in Scozia agli Hearts of Midlothian. Si può trovare la sua dimensione lo scorso anno con questi gol che ha fatto, poi abbiamo visto però un giocatore che non si risparmia, generoso, anche adesso si è arrabbiato con se stesso, insomma comunque autocritica vuol dire un giocatore che ha voglia di crescere e di migliorare. Vediamo Rochat, prova l'avanzata ancora Rochat, attende la sovrapposizione di Tosi, la sovrapposizione arriva forse con colpevole ritardo, mentre guardate che cosa ha fatto Balzaretti, è andato letteralmente ad arpionare il pallone, poi Pastore viene fuori, palla al piede, la sua falcata, ma viene sempre inseguito da Tosi, prova a verticalizzare per Maccarone, l'idea era buona ma è stata buonissima la chiusura in diagonale difensiva da parte di Sonera. Sì, ma una grandissima palla, questa era la palla giusta, una palla cattiva, una palla che se fosse passata sarebbe andata dritta a Maccarone, verso la corsa si sarebbe involato in porta. Sonera bravissimo a chiudere la traiettoria nel punto più stretto, vabbè, si è immolato, si è buttato a terra e ha intercettato questo pallone. Rochat la mette dentro, attenzione! Bovo in qualche modo riesce a mettere il pallone in fallo laterale. Però anche qui Bruno non c'è stato proprio pressione da parte di Balzaretti, ha lasciato libero appunto Rochat di calciare verso l'area di rigore, dopo deve intervenire in spaccata come ha fatto Bovo e tutto diventa pericoloso. Ma sai, una spiegazione ci può essere, perché nonostante le parole di Deglio Rossi in sede di presentazione della partita, quando aveva detto il Losanna non è sicuramente il Real Madrid, però gli avversari vanno tutti rispettati perché le partite sono tutte difficili se vengono interpretate in malo modo, e c'è da dire che il Palermo complessivamente non l'ha interpretata questa gara come si deve interpretare una partita di Coppa. Non certo come intensità e come cattiveria, anche lo vediamo da giocatori che non si sono parlati molto spesso, non si sono aiutati e hanno trovato difficoltà. A Sprazzi quando ha dato pressione abbiamo visto che in fase di non possesso appunto non ha fatto creare niente a Losanna, e anche in fase di possesso ha creato, quando si rilassa un attimino non riesce a creare, non c'è qualità, e soprattutto in fase di non possesso appunto si fa creare azioni contro e diventa tutto pericoloso. Comunque la domanda che faccio all'ex calciatore, quando tu non inizi con la giusta determinazione, la giusta aggressività, la giusta concentrazione, poi è difficile ritrovarla durante la partita. Assolutamente, la tensione si crea durante la settimana con i convincimenti, con il lavoro che si fa, con l'autostima, se non accendi la luce da prima è difficile accenderla durante la partita, perché poi non si hanno campioni assoluti che possono determinare tutto con una giocata, perciò poi si
ci si abbatte, l'autostima cade, soprattutto al cospetto poi di una squadra sì intraprendente ma non di assoluto valore, e questo ti fa andare ancora un po' più giù con la testa. 29 minuti, il Palermo beneficia di un calcio di punizione, questa volta l'arbitro, non diciamo che è stato di manica larga, ha fatto il suo dovere e il calcio di punizione viene affidato a Cesare Bovo. Vediamo quattro giocatori rosanero in area di rigore, attenzione alla direzione di Maccarone, anzi era, sì no, Maccarone, ho visto poi che l'inquadratura andava su Migliaccio e il colpo di testa, mentre vedete che viene inquadrato Maccarone, erano in due, insomma i due pelatoni che hanno provato questo colpo di testa, sono dell'idea che sia stato Maccarone quando siamo giunti praticamente al 30° minuto, calcio d'angolo, poi ovviamente avremo l'opportunità di rivedere questa azione, la palla arriva in area di rigore, la respinta di Tosi, poi Balzaretti lascia che il pallone scivoli verso Casami, poi Bovo, attenzione il colpo di testa di Rochat, pallone che si impenna, due giocatori a disturbare e poi attenzione la palla messa lì per Casami e poi la parata del portiere, ce l'aveva prima sul sinistro, se l'è messa sul destro, assolutamente poteva far scorrere questa palla sul sinistro e calciarla chiudendola, coprendola con la gamba d'appoggio sull'avversario che arrivava in corsa, invece ha voluto fare un altro tocco ma poi era troppo vicino, ecco qui invece troppo vicino, cerca lo stop d'interno destro, si accorciano le distanze con il portiere e poi è troppo tardi e impatta il portiere. E il replay che ci è stato proposto dalle telecamere guidate dal nostro Poppi Bonnici ci ha mostrato che in effetti era stato Maccarone l'autore del colpo di testa, subito dopo dunque Casami, per cui altra palla gol per il Palermo, insomma le sue opportunità le ha avute nonostante la prestazione non sia stata, come abbiamo spesso e volentieri sottolineato, di altissimo livello, però quel che conta in queste competizioni è vincere, quando siamo nella fase a gironi non è che conti vincere 1-2-3-0, conta vincere, e il Palermo ora sta provando di tutto in questo finale di partita per arrivare al gol, quel gol che varrebbe 3 punti dopo la sconfitta nella prima gara, quella contro lo Sparta di Praga. Inquadrato Bovo, mentre invece il Palermo parte ora con Balzaretti, la mette in mezzo ma sbaglia, poi Casami gli restituisce il pallone, sbaglia pure lui perché ha capito tutto quanto Rochat, guardate lo spunto di questo giocatore che può darla a Silvio, attenzione che è qui, c'è un fuorigioco che è stato fatto in maniera suicida, un giocatore andava su, l'altro stava fermo, errori gravissimi in fase di possesso, di costruzione, palla scontata intercettata da Balzaretti, tagliato fuori, Casami si è fatto saltare e poi Munoz ha fatto una scelta sbagliatissima. Attenzione la conclusione di Piniglia, c'è stata la deviazione, grande conclusione questa di Piniglia, un tiro improvviso, nessuno se l'aspettava, quando siamo al 31° minuto, eccolo qui inquadrato il giocatore cileno, rivediamo il tutto perché c'è stata una leggera deviazione, mi pare, no, della traversa. Abbiamo visto che tipo di giocatore è questo, da fermo, ha spostato palla, ha cercato il secondo palo con un interno collo. Però ha dato ugualmente l'arbitro il calcio d'angolo, non c'era stata deviazione, mentre qui è stato bravo Cassani a disturbare l'eventuale giocata di Avanzini, qui la rimessa in gioco tocca, anzi dovrebbe toccare al Palermo, non è così perché la rimessa in gioco viene affidata a Losanna, ma c'è probabilmente, no, rimessa in gioco con le mani, sembrava che avesse in pratica Cassani protetto l'uscita del pallone per conquistare poi la rimessa in gioco con le mani, ora la rimessa in gioco comunque tocca al Palermo dall'altra parte del campo, mentre vedete che prova ad accelerare le operazioni di ripresa del gioco lo stesso Delio Rossi, che ha dato a Casami, poi Pastore, grande giocata, avete visto il suo spunto, ancora Pastore, inseguito Piniglia, vengono un pochino maltrattati i giocatori del Palermo, comunque uno spunto da grande fuoriclasse quello di Pastore, poi Balzaretti che colpisce Silvio, poi Rochat, Cazzari butta in avanti, Bovo subito per Nocerino, alla rimbaggio dunque il Palermo quando mancano 13 minuti più recupero, anzi 12 più recupero al termine di questa gara, Balzaretti ancora in possesso di palla, poi Pastore, altra giocata degna di un campione, poi Casami e qui sta per scivolare a terra, riesce a toccare per Balzaretti, Balzaretti può metterla dentro con il mancino, preferisce giocare di destro, mette un po' in difficoltà Pastore che forse si aspettava il traversone, Rochat, Tosi, Casami gli sradica il pallone, lo mette giù Tosi, Rodrigo Antonio Tosi, ecco qui rivediamo quanto è accaduto, Tosi che come avete potuto vedere ha avuto una grandissima occasione nel corso di questo secondo tempo e ora il Palermo beneficia di questo calcio di punizione, arriva anche Munoz dalle retrovie, c'è Maccarone, c'è Piniglia, attenzione la palla non è calciata benissimo, può essere raccolta da Pastore dalla parte opposta, Pastore la rimette dentro subito, attenzione e c'è sì. Il gol, Migliaccio, un'invenzione di Pastore, ha trovato dall'altra parte dell'area di rigore Migliaccio ed è 1-0 per il Palermo al minuto 34 di questo secondo tempo, insomma il Palermo si toglie di dosso un gran peso grazie al suo uomo leader. Allora è quello che ci aspettiamo dai giocatori con questa qualità, non è in giornata,
è flemmatico, indisponente anche qualche volta, però nell'uno contro uno deve scegliere la soluzione giusta, ha tutto il tempo, sposta la palla, non deve fare niente di trascendentale, sembra semplice ma lui fa diventare tutto semplice perché ha la qualità, scodella questa palla a tempo, scende questa parabola così velocemente al secondo palo. Migliaccio è uno bravo in questi inserimenti, va a fare sorpresa con questa corsa al secondo palo, colpisce in controtempo al portiere al palo opposto e mette in rete. E questo è il primo gol in assoluto nelle coppe europee per Giulio Migliaccio, il giocatore che è, praticamente è il giocatore di Delio Rossi, insomma il suo leader, come abbiamo detto prima, ieri è intervenuto in conferenza stampa per parlare del calcio che conta, del calcio in Europa, e lui ha premiato il suo allenatore con questo gol, ma chiaramente l'avrebbe messo in campo comunque a prescindere perché è un giocatore importantissimo soprattutto nel gioco aereo, nei palloni che spiovono a metà campo. Lui vince tutti i duelli e questa volta ha vinto il duello più importante mettendo il pallone alle spalle di Favre. Un Palermo insomma che dava l'impressione di aver accelerato nel corso di questo secondo tempo, ha trovato il gol, anche se c'è da dire che ha trovato contro un avversario che si è comportato decisamente bene fino a questo momento della partita. Attenzione alla conclusione di Celestini, mentre c'è stata una sostituzione, mentre noi stavamo rivedendo tutti i replay possibili della rete messa a segno dal Palermo, c'è stato l'ingresso in campo di Martin Stubble, ha segnato due gol nelle partite di Europa League finora, vediamo che cosa riuscirà a combinare questo giocatore, maglia numero 10, poi lo vedremo in azione. Vediamo la palla che arriva in area di rigore, attenzione, e qui c'è una grande opportunità per Ru che è stato lasciato solo in area di rigore. Non solo lui, ma aveva rubato il tempo anche l'attaccante Silva, appunto al centro dell'area di rigore ha rubato il tempo a Muñoz, fosse arrivata una palla più dosata avrebbe colpito a botta sicura, insomma poco organizzati in questa situazione, hanno letto male. Avete visto la giocata del nuovo entrato Stubble, mentre ora Celestini, poi Marazzi, Ru, attenzione Silvio, questa volta in fuorigioco, comunque aveva capito tutto quanto Capitan Cassani. Sì, però non c'è pressione, questi giocatori hanno palla al piede anche da fermi, possono giocarla in traiettorie strette, nell'imbuto che non si stringe poi neanche tanto bene, colpo di tacco, momenti riesce ad andare davanti al portiere, insomma deve dare più pressione, questo è un momento importante per il Palermo, deve diciamo abbattere anche le iniziative, il fuoco che si sta accendendo negli avversari e poi andare a colpire se può appunto per chiudere questa partita. E abbiamo rivisto, mentre esce Avanzini sostituito da Pash, abbiamo visto ancora il colpo di testa di Migliaccio, è andato in quota, è rimasto lì, ha piazzato il pallone dall'altra parte con un colpo di testa incrociato, davvero molto bella la conclusione di Migliaccio, mentre attenzione a questo rinvio effettuato da Sonera. La palla che finisce in fallo laterale quando mancano 8 minuti più recupero al termine di questa gara che è diventata sicuramente interessante nel corso del secondo tempo. Già le avvisaglie si erano avute proprio nei primissimi minuti della ripresa con il tentativo prima di Casami, poi quello di Maccaroni, un brivido invece l'aveva procurato poi Tosi. Comunque siamo sull'1-0, mentre attenzione, ecco Stubble, giocatore che è arrivato quest'anno dal Grasshoppers Piniglia, si stringono gli spazi, poi c'è questa verticalizzazione di Casami per Pastore, non sappiamo se riuscirà ad arrivare sul pallone, non ce l'ha fatta, la palla aveva valicato la linea di fondo ed ora c'è un altro giocatore che sta entrando in campo, è Ridge Musni, giocatore congolese, anche lui un nuovo acquisto arrivato dal Lucerna, insomma cambia tutto il tecnico Rueda nella speranza di mettere le cose a posto, di rimettere le cose a posto come vorrebbe lui ovviamente. Sì, mancano pochi minuti, naturalmente mette forze fresche tutti i giocatori dal centrocampo in su per cercare di mettere vigore, visto che il Palermo qualche volta concede, soprattutto sul piano del dinamismo, concede qualcosa agli avversari. Deviazione di Migliaccio con la palla che finisce in fallo laterale mentre ci sono le proteste di Sonera. E l'arbitro poi ha cambiato idea perché si era vista chiaramente la deviazione, ma mi pare che anche il Palermo stia per correre ai ripari. Vediamo Darmian, l'ex giocatore delle giovanili del Milan, che è pronto ad indossare la maglia rosanero. Retropassaggio con Cazza ora in possesso di palla. Stubble attaccato da Balzaretti, ma ancora Cazza, ha capito tutto quanto. Retropassaggio, poi Meoli con il destro per Rocha. 39 minuti. Il tentativo di Stubble con palla che è finita in fallo laterale. Stubble, autore
di un gol nella vittoriosa partita in Danimarca contro i Randers, vittoria per 3-2. Mentre ora c'è un intervento scorretto dello stesso giocatore nei confronti di Kasami, per cui si riparte con un calcio di punizione a favore del Palermo. Palermo che, dopo aver provato ad aggredire l'avversario e dopo aver provato a stringere i tempi, cerca ora ovviamente di rallentare per arrivare con i tre punti alla conclusione di questa gara. Attenzione Piniglia, prova a spizzare il pallone, non ce l'ha fatta. Cazza ha tentato di proteggere l'uscita del portiere, poi va un pochino a crearsi qualche difficoltà, riesce comunque in qualche modo a lanciare in avanti, ma c'è Pastore che vede Kasami. Kasami la dà al limite, male però per Piniglia, ma ancora guardate lo spunto di Pastore. Pastore cerca l'angolo lontano, la conclusione, e qui ha tirato in porta probabilmente perché non aveva altra soluzione, non si smarcavano i compagni di squadra. Sì, una soluzione comunque molto difficile perché poi era in linea con la palla, invece sarebbe dovuto essere appunto esterno al pallone per cercare un giro più importante, invece la palla è partita quasi dritta. Comunque non c'era stato movimento perché Maccarone era uscito in pressione e poi Piniglia era marcato ben stretto. Sonerat quando siamo a 5 minuti più recupero dal termine di questa partita. Katz per il Losanna, poi Celestini, guardate con grande calma e con grande precisione questo giocatore di sicuro talento. Poi Nocerino in anticipo, palla che è stata scagliata direttamente in fallo laterale per la rimessa in gioco, mentre vedete che sta per entrare Darmian, e come avevamo anticipato, al posto di Maccarone, mentre stiamo rivedendo l'azione di poco fa. Darmian che ha vissuto la sua ultima stagione a Padova, giocatore che è cresciuto calcisticamente nel Milan, e Darmian sta dando lui stesso le indicazioni ai compagni di squadra per lo schieramento che deve essere adottato. Insomma, in pratica Pastore farà la seconda punta alle spalle di Piniglia. Sì. Un 4-4-2 con Cassani avanzato sulla linea del centrocampo, centrocampisti, per coprire meglio il campo e ripartire, lasciare libero Pastore appunto per cercare di creare insieme a Piniglia davanti quello che possono fare in questi minuti. Anche perché ha cambiato completamente il settore offensivo il Losanna, mettendo due attaccanti nuovi e mettendo Silvio alle spalle dei due attaccanti, mentre attenzione che Cassani prova la prima sortita offensiva, ha saltato un primo avversario, poi può toccare per Pastore. Attenzione Pastore, disturbato forse in maniera scorretta, ma ancora Cassani che cerca Piniglia. Piniglia è bravo con il corpo, difende il possesso di palla, ancora Piniglia cerca di sgusciare tra due avversari, la palla poi per Cassani. Cassani che entra nell'area di rigore, va giù, vorrebbe il calcio di rigore, lo invoca anche Deglio Rossi, che ha comunque una doppia attenzione: prima guardare che cosa decide l'arbitro e poi guardare che la difesa sia ben sistemata in occasione di questo tentativo di ripartenza da parte del Losanna. Sì, non gli interessa quello che accade davanti, lo conosco, un perfezionista, giustamente è andato subito a controllare la fase difensiva, la fase di rincorsa all'indietro, interdizione, per vedere se era tutto messo nel modo giusto, in ordine, e richiamava l'attenzione appunto alla disciplina. È stato un calcio di punizione battuto con tanta incomprensione da parte di Celestini, che si aspettava che un compagno fosse lì sulla palla. Praticamente Celestini ha regalato la palla a quelli del Palermo. Sono ancora quelli del Losanna in azione con Sonera, poi Marazzi. Celestini liberissimo a destra, vorrebbe il passaggio, la palla invece per Stöbl,